Marche Nord non è un ospedale da terzo mondo, lo hanno ribadito con forza questa mattina tutti i direttori ospedalieri che si sono dati appuntamento a Muraglia di Pesaro per esprimere il loro punto di vista sulle polemiche ormai quotidiane sullo stato della sanità. Il caos era partito dalle dichiarazioni rilasciate dal dottor Gnudi, attuale direttore facente funzioni del pronto soccorso, che dopo aver pubblicato sui social un post nel quale affermava di disprezzare i Novax, che avrebbe curato ma senza rivolgergli parola, ha rilasciato interviste ai quotidiani locali descrivendo un sistema sostanzialmente al collasso. La direzione sanitaria si era già dissociata dalle sue parole, sostenendo che il personale, che aveva ringraziato per la totale abnegazione e professionalità, presta la propria assistenza e cura a tutti i cittadini, senza alcun tipo di distinzione, secondo i principi di uguaglianza ed equità che ispirano l'attività di ciascun operatore per il ruolo che è chiamato a svolgere. A prendere parola oggi è stato, tra gli altri, il dottor Gabriele Frausini. Assolutamente no, questo lo dico con serenità, ma lo dico non per sostenere una causa, ma perché ci sono dei numeri che lo dimostrano. Noi vorremmo essere considerati per quello che siamo, per quello che facciamo ed essere giudicati in base ai numeri che abbiamo. È stato fatto un danno d'immagine, che questo ci rammarica molto per noi, ma soprattutto per tutti le donne e gli uomini che lavorano a vario titolo dietro ogni paziente. Siamo impegnatissimi sul versante Covid, ha proseguito il primario di medicina interna. I 41 letti di rianimazione lo dicono a chiare lettere, ha proseguito, così come le subintensive, le degenze ordinarie e i vari dati che lo dimostrano. Ma allo stesso modo, ha sottolineato Frausini, trattiamo tutti i pazienti che hanno altre patologie e la stessa dignità. A breve arriveranno in supporto anche altri medici. La carenza di organico e la pressione sulle strutture di pronto soccorso sono un problema che si sta verificando a livello nazionale, ma con questo, hanno ribadito i direttori, non significa che i pazienti siano stati abbandonati come riportato impropriamente sugli organi di stampa. Al contrario, con l'attenzione sempre alta rivolta alla situazione emergenziale ancora in corso, l'azienda sta attuando tutte le misure per continuare a garantire l'attività pulita e mantenere alti gli standard di qualità per l'assistenza e le cure delle patologie non Covid, affinché a nessun paziente venga negata la necessaria assistenza. Lo stesso, hanno precisato, vale per la struttura del pronto soccorso e dei suoi operatori che, a differenza di quanto emerso, non sono mai stati abbandonati dall'azienda né tantomeno dall'assessorato alla sanità e dalla regione. Ci sono state attivate tutte le procedure possibili ed immaginabili, c'è una difficoltà a trovare nuovi medici a livello nazionale. Vi assicuro che la direzione sta facendo giorno e notte l'impossibile per darci a disposizione tutti i medici possibili. Il grido di dolore di Gnudi è assolutamente comprensibile, ci sono delle situazioni di grande disagio che però la direzione e noi operatori cerchiamo di venire incontro. Ripeto, con il 2 di gennaio dei medici dei reparti andranno a dare una mano ad affiancare i pazienti del pronto soccorso, di più non si riesce a fare. La qualità della cura non è messa in discussione, hanno aggiunto in conferenza stampa, e a precisarlo è Giuseppe Visani, direttore del Dipartimento Oncoematologico. Noi abbiamo recuperato quel momento difficile e abbiamo continuato a lavorare molto. Ci siamo adattati al Covid. È chiaro che la perfezione non è di questo mondo, quindi qualcosa di imperfetto esiste sempre. Il pronto soccorso è il punto proprio di contatto diretto di una realtà e deve essere migliorato. Il resto ha continuato a funzionare bene. Qualsiasi ospedale ha qualche problema, anche quelli che voi vedete come maggiori fuori, per noi che siamo esperti delle conoscenze anche di altri colleghi, sappiamo che cosa succede anche da altre parti. Quindi Marche Nord ha tenuto bene per ora, incrociamo le dita che continui a tenere anche adesso con questo nuovo Omicron che è venuto fuori, però ce la metteremo tutta. Sappiamo che è una battaglia che dobbiamo continuare a condurre e per l'ematologia noi stiamo attentissimi, siamo riusciti finora in questi 2 anni a non fare entrare nessuno con il virus dentro il reparto. Questo vorrà dire qualcosa, quindi la mia sensazione è che se ci si impegna ce la possiamo fare anche questa volta.